Tra i classici della pasticceria Mignon, i cannoncini alla crema sono tra i pasticcini più amati e anche i più facili da fare in casa. Buon appetito! Partiamo dalla sfoglia che è pronta, quindi come ti dicevo sarà facilissimo. Utilizziamo una bacchettina da 1 cm per tagliare più facilmente delle striscioline regolari, ovviamente puoi anche fare tutto ad occhio. Una volta ottenute queste striscioline, le andiamo ad arrotolare intorno a questi tubicini da pasticceria. Formo un cannoncino su un lato e uno sull'altro. E dopo averli formati vado a premere in questo modo per restringere le estremità ed evitare così fuoriuscite di crema. Ora cospargiamo con abbondante zucchero a velo per una meravigliosa caramellatura. I nostri cannoncini cuociono a 200 gradi in modalità statica per un quarto d'ora e poi per la doratura perfetta altri 3-5 minuti di grill. La farcitura è la più classica e buona, crema pasticcera. In un pentolino vado a lavorare i tuorli insieme allo zucchero, utilizzando una marisa in modo da non incorporare troppa aria. Aggiungo l'amido di mais, semini di una bacca di vaniglia, poi andiamo a stemperare con un pochino di latte che ho portato a sfiorare il bollore, puliamo bene spatole e tegame e aggiungiamo il resto del latte. Rimettiamo sul fuoco e lasciamo addensare continuando a mescolare. Quando la crema si addensa la tolgo dal fuoco, mescolo vigorosamente, poi per raffreddarla velocemente e soprattutto evitare che continui a cuocere, la verso in un recipiente basso e largo e lascio raffreddare con pellicola a contatto. Crema raffreddata, cannoncini pure, possiamo sfilarli dal tubicino, li andiamo a farcire con la crema e finiamo con un tocco di nocciola. Così! Ed ecco qui i nostri cannoncini pronti per il pranzo della domenica e per i miei spuntini. Buon appetito! Fantastici!